sono nascosto. Scaricami la batteria. No, non lo faccio adesso. Mo pida tira, guarda lì, te. Così. Utena, Utena! Oh, questo è nuovo, sono altro che lui! Vale, Thank you.
cuore mi batteva in mille all'ora, quando mi dissi che la voleva amare, mi diede un bacio e la morgocciò. Non riescono a rincuorarlo. E in arrivo il treno rapido per il Medio Oriente. E in arrivo sul quinto binario il treno rapido per il... Prima ed unica fermata, Grecia. E in arrivo sul quinto binario il treno rapido per l'Iraq. Come no? Come no? Nell'azzurro chiarissimo e nel rosso. Pian piano questo si diffuse e andò a schiarire la parte più oscura. Forse 100 metri sotto di noi c'erano le nuvole, belle, gonfie, bianche, che coprivano tutte le altre montagne sottostanti. In lontananza si vedeva il Monviso e di fronte a noi il Klaus e il Malmö. Verso le 6
il sole cominciò ad uscire. Saliva da dietro una montagna e man mano che emergeva delimitava su queste montagne un contorno giallissimo. I primi raggi che uscivano si conficcavano in queste nuvole ancora arrossate. Quando il sole fu completamente fuori, venne un forte chiarore, quasi abbagliante, che illuminò tutta la vallata. È stato un avvenimento magnifico, indimenticabile. Mentre osservavo quello spettacolo, ero talmente felice che mi sarei messo a piangere. È difficile spiegare queste cose, ma è stato così bello che dovevo lasciare un ricordo a qualcuno. Mio fratello mi si avvicina e mi dice, ma mi vede un po' dal finestrino del pullman e mi dice, ma sei ancora innamorato di quella là? E io ho detto, ebbene sì, stai tranquillo, il tempo ti farà capire che forse ce n'è un altro, e questa qui manco mi cagava troppo. E mi dice, è come quella canzone di Baglioni, com'è che viene, che si intitola, non lo so, e quella canzone era questa. Thank you.
I thought I lost you. Pensavo di averti perso. Sarebbe quasi sopportabile. Forse è meglio non donarsi tra le stelle.
Quando una giovane vita finisce improvvisamente, spesso non ci sono parole che riescano a rendere il dolore di chi resta. Pensare ai sogni, ai progetti, ai desideri infranti, graffia l'anima, ci dà il senso della nostra impotenza. Rimane dolce il ricordo di ciò che è stato, la malinconia per ciò che poteva esserci e il pensiero di chi non c'è più continua a vivere, ad ascoltarci, a sorridere. Correva la strada, l'auto veloce.
sono i mali che aggrediscono il corpo, ma infiniti sono anche i disagi, i mostri, i fantasmi dell'anima, il senso di inadeguatezza che spesso ci pervade. Spesso, nei nostri giorni di dolore, si rimane in vita per pura diplomazia, ma il nostro cuore sembra fermarsi. Eppure la vita è sempre forte, e come scrive Ligabue per il suo amico Lonzani malato, ecco che quando tutto sembra fermo, la nostra ruota può continuare a girare. Se lo spiega perché sia successo.
Quante volte avremmo voluto dire, proprio a chi è vicino a noi, ti vorrei sollevare, ti vorrei consolare. Magari qualcuno lo ha detto a noi, i nostri genitori, i nostri amici, chi ci vuole più bene. E allora stringiamoci forte, facciamolo più spesso, teniamoci vicino al cuore, stiamoci a sentire, perché è di questo di cui abbiamo bisogno. Mamma e a tutti i papà.
Ciao Roby, gli amici del podio.
all'oratorio a giocare a pallone d'estate. Eri più giovane di me, a quell'età 4 anni di differenza sono tanti. Poi andavo a bere al mitico chiosco e quel po' di timore reverenziale che avevi nei miei confronti scomparve. Diventammo amici. Alcuni anni dopo, era l'ultimo giorno dell'anno, andammo a camminare in montagna, io, te e Mauro, ai laghi di Fremamorta. Quel giorno non stavo bene, nausea e vomito mi complicarono un po' la giornata, ma tu e Mauro mi aiutaste a tornare. Mi rimase il ricordo di quella magnifica foto, io e te sulla neve, il tuo braccio sulle mie spalle, l'argentera sullo sfondo. Sono passati tanti anni, oggi ho 2 figli. Tante volte ho pensato che vorrei fossero come te, semplici, cordiali, entusiasti della vita e veri trascinatori in compagnia degli amici. Grazie Roma. Dimostrano il grande bene che ti vogliono. Probabilmente non è stato semplice organizzare questo spettacolo, ma sicuramente è stato il modo più appropriato per ricordarti, riunendo molte persone attraverso la musica. Per scrivere queste poche righe, una valanga di emozioni e di ricordi è ritornata a galla. Ho di fronte a me la fotografia scattata nell'agosto del 1989, durante la gita fatta con te e Mauro sul Monte Gelas. Ed è proprio quella tua espressione sorridente che mi ha accompagnata in questi 20 anni. Non era stato semplice raggiungere la vetta. Salendo, ricordo che ripetevi: non mangio più, se fossi più magro farei meno fatica a camminare. Poi, giunti in cima, lo spettacolo aveva ripagato tutte le fatiche fatte e avevi ritrattato l'impegno preso sotto sforzo. In alcuni momenti faticosi ho risentito il sostegno di quel tuo braccio appoggiato sulla mia spalla. Sicuramente molte persone presenti questa sera potrebbero raccontare episodi in cui li avevi incoraggiati, magari con il tuo allegro saluto o con quella battuta spiritosa che non ti mancava mai. Accanto a noi nella foto c'è una croce di ferro, robusta come la fede che stavi costruendo e che vivevi accogliendo tutti. Ogni persona per te era importante. Il bambino scalmanato che partecipava al campeggio e l'anziano solitario della casa di riposo che con il tuo canto cercavi di rallegrare. Quel cielo azzurro che fa da sfondo è limpido come il tuo sguardo. Non riuscivi a nascondere nulla. L'espressione del tuo viso rivelava direttamente cosa pensavi. Rivelava soprattutto la profondità e la bellezza della tua anima. Bernardo, quanto è stato impegnativo preparare questo scritto. Più volte ho dovuto interrompere. In me e in molti tuoi amici qui presenti, che di te custodiscono gelosamente un ricordo speciale. Quanti sentieri ho percorso in questi anni. A volte il buon Dio ha fatto incrociare i miei passi con altri passi.
Così è stato con te, grande Robin. Sì, un periodo di benedizione, quello in cui abbiamo camminato insieme. Abbiamo coltivato qualche bel sogno, un'amicizia semplice. Soprattutto abbiamo imparato un po' l'uno dall'altro. Quando racconto chi sei, Robby, l'immagine più nitida che per me racchiude tutte le immagini di te è quella che risale a uno dei nostri vagabondaggi in montagna. Quella volta eravamo con Paoletta sulle morene attorno a Maledia e Gelas. Dovevamo passare la notte in bivacco a 2700 metri, ma era già pieno. Che fare? Mettiamo la tenda sull'unico spiazzo, un fazzoletto di ghiacciaio. Dopo 10 minuti, un dito di condensa sul fondo, sacchi a pelo intubati e la nostra principessa che batte i denti. Ricordi? Ci siamo messi vicini, io e te, perché Paoletta potesse coricarsi sopra di noi. Una notte lunga e umida, immensamente amichevole e allegra. È così che ti ricordo, Roby, coricati per scaldare chi ha freddo. Quello eri tu. Oggi racconto questo per riconoscenza a te e soprattutto per ringraziare il Signore che ci ha fatti camminare accanto. Abbiamo ammirato quale piccolo capolavoro è un'esistenza tessuta dei tuoi sogni e piccole attenzioni. Con amicizia, Mauro. Chiamavo Walter, Flavio e Giovanni. Grazie di essere stati, siete stati con noi quel giorno. Thank you.
Quelle che
fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Dedico queste due canzoni ai giovani. Sono il nostro futuro, ormai anche noi sono dei 37. Non ci sono tante cose da dire. Dico quello che ha detto un grande musicista, e ha detto: fate tutto quello che cavolo pare, ma fatelo bene. Thank you.
codice. Ovunque passava riusciva a coinvolgere, a contagiare chi trovava sul suo cammino con entusiasmo e passione. E così è stato in parrocchia, in paese, al bar, alla casa di riposo, in montagna, nella musica, nello sport. In un universo così pieno di attività e incontri, di emozioni condivise e scambi di risate, quante persone sono state coinvolte? Difficile dirlo. Sulle note delle Luie di Coin passeranno ora sullo schermo i visi di molte persone che non ci sono più, legate in qualche modo a Roby. Perché nate e vissute al podio, perché ci hanno lasciati improvvisamente e prematuramente. Persone che hanno combattuto contro malattie dolorose, o anche amici, conoscenti. Non abbiamo la pretesa di aver ricordato tutti e chiediamo scusa di qualsiasi omissione in anticipo. È una carrellata di visi che ci hanno accompagnato, che abbiamo conosciuto, a cui abbiamo voluto bene. E rappresentano tutti i cari che non ci sono più. Le parole del testo sono state adattate e tradotte in italiano. Le ascoltiamo con attenzione perché sono veramente belle. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mr. Mister, scenderò mai la sera.